Salve ragazzi, come state? Buongiorno a tutti quanti e bentrovati oggi, primo giorno di fine settimana, di questo primo fine settimana di luglio. Devo dire che la giornata è già calda, ci sono già tre, più o meno siamo già sui 29 e mezzo, 30 gradi di temperatura alle 9 di mattina e mi aspetta una giornata di 10 ore in piedi in un negozio, Altroni, che è un negozio all'interno del centro commerciale Millennium Center qua di Rovereto, dove non c'è l'aria condizionata, cioè si muore perché fuori ci sono 38 gradi, in Italia ci sono 35. Mitico! Niente, volevo andarci a piedi, ma zero, in questa temperatura e senza la giusta aria, ti tira freddo dal sudore, non si fa un cazzo. Niente ragazzi, allora, cosa dire, oggi è una giornata fantastica, non vedo l'ora di essere al lavoro per poter poi velocemente arrivare a questa sera e fare live con voi. Allora, volevo anche fare un piccolo annuncio, piccolissimo, piccolo così. Oggi pomeriggio, di solito il sabato, io faccio la rubrica Parliamo di gaming con Baio. Parliamo di periferiche, di hardware, di giochi anche ovviamente. Però, guardate che rappata ragazzi. Però, ovviamente sono tre sabati che non la faccio, ma sono tre sabati che lavoro. Penso di spostare questa rubrica alla domenica pomeriggio, sempre alla stessa ora, dalle 5 e mezza alle 6 e mezza 7, cioè dalle 5 e mezza 6 alle 6 e mezza 7. Quindi la rubrica riprenderà domani dalle 5, 5 e mezza fino alle 6, 6 e mezza. No, dalle 5 e mezza 6 fino alle 6 e mezza 7. Sta di fatto che se comincia alle 5 e mezza finisce alle 6 e mezza, se comincia alle 6 finisce alle 7. Poi cominciare alle 5, facciamo tra le 5 e le 7, un'ora compresa tra le 5 e le 7, ok? Bene. Quindi vi rimando domani dalle 5 alle 7, in un'ora, in quelle 2 ore lì, io farò, ci sarà la mia rubrica Parliamo di Gaming con Baio. Questo è un pazzo, qua ci sono i 30, sto facendo i boh, i 1000. No, questo non è questo qua l'autobus, come sempre, sempre in ritardo, il tram. Niente, cos'altro devo dire? Sì, volevo darvi un grosso buongiorno perché vi faccio un attimo vedere com'è il tempo qui a Rovereto, se riesco a capire come girare la cam. Non ci riesco. Beh, guardate un attimo, guardate che bel sole, guardate, guardate, guardate che bello, cioè, c'è un tempo magnifico qua a Rovereto. E si sta veramente bene, anche se c'è caldo, ma si sta comunque piuttosto bene. Io ragazzi, mi reco al lavoro, ci sarà una piccola live, come sempre, dall'una alle due più o meno, non di tutta l'ora, però farò di 30-40 minuti come ieri. Ciao Nadia! Farò di 30-40 minuti come... Eh sì, ci si deve andare! Farò una piccola live di 30-40 minuti come l'ho fatta ieri, come l'ho fatta sempre. Comincerà all'1, 1:10 quando vado in pausa e finirà verso le 2 meno un quarto. Per cui ragazzi spero che ci siate, così vedete cosa mangio. No, più che altro no, vedete cosa c'è in giro, dai. Niente ragazzi, io vi do un grosso bacio, un abbraccio forte, auguro a tutti quanti voi che questo sabato, primo fine settimana di questo mese di luglio, sia per tutti quanti voi un fine settimana grandioso, un sabato fantastico, pieno di amore, felicità, positività e voglia soprattutto di fare, voglia di ricaricarsi. Utilizzate questo sabato e questa domenica per sfogarvi da tutto quello che avete fatto durante la settimana, lavorativa o non, e mi raccomando, ricaricate le batterie per la prossima settimana che sarà sempre, sempre all'insegna della positività e della ricerca della felicità e della riuscita personale. Mi raccomando ragazzi, state sempre sintonizzati, ringrazio tantissimo Michele e in questo momento mi sfugge il nome dell'altro che mi ha donato ieri sera, dopo lo cerco e, farò un... e lo ringrazierò durante la live di oggi pomeriggio, di oggi a pranzo. Io vi ringrazio tantissimo per i 5 euro donati ieri, in totale 10, veramente ragazzi grazie, vi voglio bene. Apprezzo molto che mi seguiate, apprezzo molto che mi sosteniate. Io ragazzi, con questa vi saluto e vi ripeto i miei auguri di un felicissimo sabato, carico, che sia carico di positività, felicità, amore e voglia di
di trasformare quelle che sono le vostre negatività in positività, perché ricordatevi, la positività nella vita è quello che serve per riuscire nella vita. Siate sempre sorridenti e felici di quello che avete. Ciao ragazzi, Baio vi saluta. Muah.